Come creare dei contenuti che vendono. Io sono Matteo Andreini, se non mi conosci sono un imprenditore e aiuto le persone a creare un loro business online grazie al network marketing online, fatto online. E ovviamente, come puoi immaginare, nel settore del network marketing, ecco, una cosa molto importante è la promozione. La promozione di se stessi, la promozione dei prodotti, la promozione dei servizi, la promozione dell'opportunità di business che c'è dietro. Quindi il video è una cosa comunque abbastanza importante proprio per andare a promuovere quella che è la propria attività. Ormai c'è un format che è Matteo Andreini fermo in macchina davanti all'azienda. Perché? Perché mi hanno sfrattato per fare l'igienizzazione, la pulizia, tutta quella roba là che c'è da fare nel 2021. Non ho ancora, onestamente non ho capito, però fatto sta, mi sfrattano in pausa pranzo e quindi ho detto vabbè, prendiamoci qualche minutino, sfruttiamolo per creare questo contenuto ad hoc. Creare questo contenuto ad hoc perché molte persone che lavorano con me mi chiedono: Matteo, come devo strutturare dei video per promuovere i miei prodotti, promuovere l'opportunità? Che ragazzi, chi viene in consulenza con me, consulenza privata, mi chiedono come devo fare i video, che tono devo usare, come mi devo impostare, come quello, come quell'altro. Ok, cerchiamo di fare un po' un punto della situazione. Allora, innanzitutto bisogna capire qual è il punto di partenza da dove noi siamo oggi e quello che noi vogliamo promuovere. Quindi è molto importante capire chi siamo, cosa vogliamo vendere, cosa vogliamo vendere, perché magari fai network e o vendi il prodotto, o vendi l'opportunità, o vendi entrambi, o magari con la tua faccia vendi l'opportunità ma in un altro modo vendi il prodotto. Scusate se si muove, ma purtroppo non c'è proprio un coso stabile che mi permette di tenere fermo il telefono, quindi c'ho il bastoncino che lo arreggo, ma più di tanto non posso fare, ecco. Quindi bisogna capire dove siamo noi oggi, chi siamo e chi vogliamo aiutare. Vogliamo aiutare vuol dire, può voler dire persone che vogliono perdere peso e ho degli integratori da vendergli, piuttosto che persone che guadagnano poco e vogliono avviare il loro business online con il network marketing, piuttosto che voglio aiutare le donne con prodotti di bellezza a togliere le rughe, piuttosto che il mio servizio permette alle persone di viaggiare a metà prezzo. Non è tanto importante quello che si vende, il concetto è: devo capire chi sono, cosa voglio promuovere e chi nello specifico voglio aiutare. E questa è un po' la base di tutto. Perché? Perché se io alla base non faccio questo tipologia di studi, non capisco questa cosa, io mi trovo davanti alla videocamera e cosa dico? A chi sto parlando? Cioè, in questo momento che io sto guardando il mio telefono, ok? A chi sto parlando? Se io non so questo, se io non capisco chi è il mio pubblico di riferimento, il mio messaggio, il mio video può essere anche il video più bello del mondo, non attacca. Ok? Perché non deve essere un video di intrattenimento che va virale, dei gattini, eccetera. Un video dove io mi tuffo sotto da un ponte. Ok? Mi tuffo nel lago da 50 metri o volo o faccio il paracadute. Non è quello che ci interessa a noi. Quello che ci interessa a noi è fare dei video che ci permettano di vendere. E se io non ho un pubblico di riferimento, se non ho una persona diretta, un avatar, un qualcuno di specifico con cui parlare, il mio messaggio non tocca nessuna corda, nessuno è realmente poi interessato a guardare un mio video da 10, 20, 30, 40, 50 minuti, ok? In questo caso chi è il mio pubblico mentre sto registrando questo video? Il mio pubblico è una persona che in questo momento o è già nel business online o si sta approcciando al business online e cerca di capire come usare i video per promuoversi. Se sei arrivato fino a questo punto starai capendo questa cosa, capisci che io davanti a me ho una persona specifica di un determinato tipo, che può essere donna, uomo, di varie età, però è una persona che comunque deve capire come utilizzare i video per promuovere il proprio business, che sia network, che sia infomarketing, che sia la propria azienda che vende prodotti, non è così importante quello, però il concetto è come utilizzare i video. Dal momento in cui io ho fatto questo studio, capisco cosa vuole il mio pubblico di riferimento, che tipo di contenuti risuonano con il mio pubblico di riferimento e hanno e quel mio pubblico di riferimento ha interesse, il pubblico di riferimento è interessato al mio target, è interessato a certe tipologie di contenuti, allora cosa vado a fare? Vado a prendere quella che è la mia persona, vado a disegnare, a scrivere quelle che sono le mie caratteristiche, le mie personalità, eccetera, e creo possibilmente, è brutto, non mi piace detto così, comunque scrivo
quella che è la mia storia. Vado a raccontare quella che è la mia storia e del perché io, Matteo Andreini, posso aiutare te. In questo caso, io, Matteo Andreini, posso aiutare te perché? Perché io, Matteo Andreini, ho iniziato un business online nel network marketing 4 anni fa. Ho iniziato a promuovermi con i video circa un anno e mezzo fa. Prima non ottenevo risultati, sono partito con la lista nomi nel network, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, grazie all'online, grazie ai video, grazie alle pubblicità, grazie all'ecosistema di marketing, ho iniziato ad ottenere risultati nel mondo del network marketing. Quindi, perché posso aiutarti? Posso aiutare una persona che era nella mia stessa situazione iniziale, che è durante il suo percorso, che non riesce magari a ottenere risultati, che deve capire determinati argomenti. E grazie al mio video, grazie al mio webinar che eventualmente trovi qui sotto in descrizione oppure vai su matteoandreini.com, puoi acquisire delle informazioni che ti sono utili per ottenere quelli che sono dei risultati. Dei risultati che senza il mio video, senza le mie competenze, senza le mie informazioni non riusciresti ad ottenere. Però capisci che c'è una risonanza rispetto al messaggio che sto dicendo. Non sto dicendo a una donna come perdere peso, sto dicendo a una persona che vuole utilizzare i video cosa deve fare attraverso i video e come promuoversi se stesso. Quindi il concetto è: io disegno quella che è la mia persona, scrivo tutte le mie caratteristiche e cerco di trovare un personaggio, un posizionamento che risuoni con il mio pubblico di riferimento ma sia anche molto vicino a quella che è la mia persona, ok? Io personalmente, io Matteo Andreini, in tutti i miei video sono molto me stesso, ok? Non sono una persona che si imposta, non sono una persona che deve fare l'impostata, anche se magari vedete dei video miei in giacca e camicia, però comunque è un abbigliamento che io utilizzo quando vado all'appuntamento, quando vado a cena fuori, quando vado a pranzo. Per me la giacca e la camicia è un abbigliamento che mi fa piacere indossare, è un abbigliamento che mi piace portare, così come la felpa. Quindi magari a volte vedete video in felpa, a volte vedete video con un certo tipo di abbigliamento. Fatto sta che comunque, a seconda di quello che fate, è importante rispettare determinati canoni. Vi spiego meglio. Se voi siete degli uomini che vogliono insegnare il fitness, ok, il settore fitness, ti voglio aiutare a dimagrire e pesate magari 100 kg di più rispetto al vostro peso forma, c'è un problema. C'è una incongruenza fra quello che voi dite, i risultati che avete e il vostro pubblico di riferimento. Io, Matteo Andreini, non chiedo consiglio a un consulente che non ha risultati in quello che gli vado a chiedere o che almeno non ha aiutato altre persone già a fare quello che è arrivato a fare. Quando io cerco una persona che abbia esperienza, che abbia già aiutato altre persone e che possibilmente, ovviamente dipende dal settore, il fitness è particolarmente marcato, ma a me quello che interessa è avere una persona che anche lui, attraverso le strategie che insegna, abbia ottenuto determinati risultati, ok? Questo è quello che dovete fare, non dovete inventarvi, non dovete inventare storie, non dovete millantare risultati falsi, dovete trovare una persona, un personaggio che è più vicino possibile a voi. Poi ci sta che nel vostro mercato di riferimento ci sta un'accentuazione, se si dice accentuare un po' alcune caratteristiche della vostra persona, ci sta, va benissimo, ok? Però non deve discostare, e questo è una cosa veramente importante. Arriviamo un attimo poi alla struttura dei video. Come deve essere strutturato un video? Allora, un video, fondamentalmente in generale tutti i vostri video, devono essere strutturati in modo che vendano, non devono intrattenere. Quindi non devono essere per forza, non devono per forza essere brevi, non devono per forza far ridere, non devono, i miei video non fanno assolutamente ridere, scusate, ok. Solitamente li faccio con la videocamera, quando li faccio col telefono mi scordo ovviamente di staccare tutto. Vabbè, comunque, i video non devono far ridere, non è televisione, non è nulla di tutto ciò. I video devono essere più naturali possibili, devono andare ad intercettare un problema o una richiesta o un interesse da parte di un mercato di riferimento. Ci ricolleghiamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio, quindi un video, perché io faccio un video? Aspetta un po', proviamo a fare una cosa. No? No, vabbè, ok. Perché io faccio un video? Perché io voglio andare a vendere un qualcosa a un mio mercato di riferimento. E il video, purtroppo,
per fortuna, deve vendere. Il video non può essere una roba molto lineare, cioè deve essere coinciso al fatto di io ho questo e posso aiutarti a farti questo, devi darmi dei soldi o devi iscriverti a una newsletter o devi andare sul sito a vedere quello che faccio, perché? Perché quello che io faccio può aiutare te. Quindi comunque deve essere naturale, deve vendere, deve innanzitutto incrociare una richiesta fatta dal mercato, una domanda di mercato. Perché se il mio video non è rilevante, non è di rilevanza per un pubblico di riferimento, nessuno è disposto a darmi soldi. Nessuno è disposto a collaborare con me nella mia attività di network se io non sono rilevante e non sono di interesse per loro. Questo è da ricordare, questa è una cosa molto importante, perché io vedo le persone che vanno online, fanno qualche video, non si capisce, cioè robe che non vengono capite, non si capisce effettivamente quello che le persone facciano, fanno dei video a caso, sì, compra, ma compro cosa? Perché io devo comprare da te piuttosto che qualcos'altro? Perché dovrei prenotare una consulenza anche gratuita con te? Questi sono concetti molto importanti da ricordare. Perché? Perché se io non risuono, non sono di interesse, non sono rilevante per il mio pubblico soldi non me li dà. E nemmeno in realtà guarda i miei video. Infatti è per quello che poi ci sono dei canali YouTube in cui l'approccio è dice vabbè, tanto c'ho pochi follower, faccio qualche video un po' così alla buona, poi miglioro. No, perché se anche uno vede un video perché sei andato di tendenza, sei andato rilevante, lo hai condiviso su Facebook e il tuo video fa schifo, o un video è decente ma gli altri fanno schifo, una persona magari vede un video, si iscrive, poi vede tutti gli altri e si disiscrive. Non che gli iscritti siano una metrica da tenere in considerazione, però sicuramente già una metrica il fatto che voi vi aumentino gli iscritti, vi aumentino le visualizzazioni, vi arrivino già dei commenti di persone che comunque sono interessate, che fanno domande eccetera, sono cose che ti permettono di capire se intanto inizia a essere di rilevanza per quello che è il tuo mercato, ok? Quindi fondamentalmente questo è l'argomento di tutto ciò. Se non sei rilevante per il mercato, se non sei interessante per il mercato sicuramente non ti darà dei soldi. Io spero che questo video ti sia stato d'aiuto. Se vuoi approfondire, guardati la masterclass gratuita che trovi qui sotto in descrizione e io ora vado a ritirare il pacco di Amazon. Quindi, buon proseguimento e ci vediamo in un prossimo video.